E il Leone d'Oro alla carriera per l'attore va a Marcello Mastroianni. Consegna il premio Federico Fellini. Il microfono funziona, un momentino solo, scusate. Un po' di pazienza per l'applauso. Del resto è più che meritato. Prego, Federico. Caro Marcello, do you remember me? Sono il tuo alter ego. Sono molto contento, proprio sinceramente, di essere stato invitato a consegnarti questo premio che corona una carriera simpatica di cui tutti ti debbono essere grati, caro amico. È una testimonianza di stima, di affetto, di gratitudine, oltre che il prestigio e l'onore, l'araldica del premio stesso. Anche se rimane un po' difficile, io l'ho preso 2 o 3 anni fa, questa cosa. Anche se rimane un po' difficile allontanare il sospetto che oltre queste intenzioni ce ne può essere anche un'altra bonariamente liquidatoria. Yeah. Ma è proprio forse per allontanare questo scomodo sospetto, pensavo prima che mi piacerebbe, se la baracca del cinema continua ad esistere, a resistere, e se anche le nostre 2 baracche personali, mi piacerebbe avere la possibilità, l'opportunità, mi piacerebbe che si creassero le premesse per fare ancora qualche pastrocchietto insieme. È questo l'augurio che mi faccio e ti faccio. Grazie. Va bene. Ma il leone? Eccolo. Marcello, potete venire qui. Federico, ti vogliono lì. Bene, Marcello, adesso tocca a te però. Ma che posso dire dopo quello che ha detto Fellini? Certo, ancora non vorrei sottovalutare il leone, ma questa promessa, questa idea che si possa fare ancora qualche pastrocchio assieme, mi sembra un premio ancora più prestigioso. Sì, egoisticamente, facendo io il mestiere dell'attore, capirete che, certo, questo leone uno lo metterà in gabbia, ma insomma, ha ragione Fellini, anch'io ho avuto questo sospetto e te l'ho detto 2 settimane fa. Premio alla carriera, ma non si potrebbe trovare un'altra definizione, o premio di incoraggiamento, per un esordio eccezionale. Insomma, va, io credo che ci avete pensato un po' tutti, è così, specialmente se uno, sono 40 anni che sta qui a rompere, capito? Anzi, a proposito di questo, devo, come è consuetudine, anche se può apparire così precostruita la cosa, io devo ringraziare non solo i grandi...